Franco, ti volevo chiedere, ma tu farai sempre parte della maggioranza? Perché da come ti sento parlare? Sì, allora io voglio chiarire bene, questa cosa una volta per tutte, che mi auguro che mi auguro sia chiara definitivamente. Io non ho mai fatto parte della maggioranza. Il giorno che scusami Tony, io racconto il fatto. Come sono le il cose? Il giorno che il sindaco appuriamo l'alciatosso, vabbè, posso, lo prego. Il giorno che il sindaco può chiamare il sindaco e lo conferma. Qua c'è mia moglie che era presente. Il giorno che il sindaco ha fatto il comunicato, mi ha chiamato. Che noi non avevamo parlato, che io gli avevo detto avrai il mio appoggio esterno, stai tranquillo, a prescindere da qualsiasi cosa. Io gli ho detto non voglio fare niente, io ti voterò le cose perché tu hai vinto l'elezione, io voglio che si risolva il problema. Il sindaco mi ha chiamato e mi ha detto Francesco, ho fatto il comunicato, te lo leggo, e mi ha letto il comunicato. Sono entrato in maggioranza sposando le idee della maggioranza, le ali, il partito della rivoluzione, e anche il consigliere Riggio ha sposato le idee della maggioranza. Ha detto Saro, modificalo perché devi mettere il consigliere Riggio è indipendente. Saro mi ha detto vabbè ormai non ti preoccupare, poi lo dichiari in consiglio, ci sei Saro, lo devi modificare perché altrimenti pare che io sono in maggioranza, quindi devi specificare che io sono indipendente. Vabbè, ma ormai l'ho pubblicato, è già stampato. Ci si sa, o tu fai la correzione tu o io faccio la smentita. Al che dopo un quarto d'ora tutti i siti telematici hanno corretto che Riggio era indipendente. Se qualcuno vuole smentire queste cose, io sono pronto a smentire. Non mi ricordavo questo, di questo è un colloquio. Questo fatto il colloquio non lo sapevo. C'è scritto nel comunicato che ha fatto il sindaco. Però in questi mesi, io ho partecipato a tutta la riunione di maggioranza. Certo. Condiviso tutto. Allora, no, condiviso. Con criticità. Abbiamo litigato 50 volte. Ho detto sempre di no. Molte volte le litigate sono servite a tuo vantaggio, perché molte cose sono state anche a tuo vantaggio, nel senso. C'è un vantaggio interessante, il tuo vantaggio nel senso che a volte sono passate idee di parte della maggioranza, a volte sono passate idee anche tu che fai parte ho partecipato a tutte le riunioni di maggioranza e mi sono allineato a tutte le decisioni di maggioranza, spesso manifestando quelle che erano le mie idee diverse, che poi ho lamentato per la maggior parte mai essere state prese in considerazione. Dicendo sempre, e ripeto, dicendo sempre che ho confidato nell'azione del sindaco che, uscendo vincitore alle elezioni, a me si rappresentava come l'unica possibilità di risolvere il problema a Cefalù. Cioè, se io non dava la possibilità al sindaco, ci sono stati dei passaggi, che sono stati guidati anche da tua proposta. Mi riferisco, per esempio, al piano dei fuochi controllati in agricoltura. Sì, vabbè, ritengo mi riferisco al piano di costruzione a Sant'Ambrogio, dove la tua presenza è stata importante anche per portare un contributo, quindi non è stata una tua presenza solo allineata e coperta per sostenere la maggioranza. Queste sono questioni che non attengono al piano di rientro del dissesto, perché un regolamento di fuochi non ha niente a che vedere con la questione. Non mi pare giusto sfilarsi alla maggioranza. Io spero che il sindaco in ascolto che chiami e riferisca ai nostri colloqui. Non lo mette in discussione, nessuno mette in dubbio quello che tu hai detto, ci mancherebbe altro.